innanzitutto prima di iniziare, anch'io voglio ringraziare Valentino Beach Club, che vorrei ringraziare la persona che questo libro ha scritto e che quindi ha reso possibile questa bella avventura, che è il mio carissimo amico Marco Cavaliere, che durante la scrittura del libro è diventato per me come un fratello. Lui purtroppo lavora all'estero perché è uno di quei famosi cervelli che devono fuggire dalla nostra terra, però lui è molto legato a questa terra. Purtroppo non è stato possibile avere la sua presenza, ma lui che è vicino a noi tramite il libro. Quindi io all'inizio ogni volta ringrazio lui perché grazie a lui questo sogno che è stato possibile. Allora, l'idea di scrivere il libro mi è venuta a dicembre 2015, però ne parlavo da diversi anni. Avevo questo obiettivo perché alla mia famiglia piaceva raccontarsi per dare un contributo alle altre famiglie che non sono avanzate mentalmente come la mia, per dare loro l'input che a volte manca a diverse famiglie. Quindi l'ho fatto soprattutto per gli altri che poi per me. Che ho fatto anche per me perché mi è piaciuto anche raccontarmi che farà avere agli altri una parte della mia vita, se possibile. Quindi per lasciare pure una traccia del mio passaggio su questa terra, perché le parole volano al vento, che invece l'ho scritto resta, quindi ho fatto per questo. I primi anni sono stati complicati soprattutto per i miei genitori, perché io all'epoca non capivo niente, per fortuna, che è stata diagnosticata quando avevo 2 anni la malattia, ed è stato detto in malo modo ai miei genitori. È stato detto loro che sarei sopravvissuto massimo per 10 anni. E che sarei morto tra atroci sofferenze. Però a 34 anni vi dico che io sono molto contento della mia vita, che l'importante è vivere, poi in che condizione si vive, che è secondario, perché poi una persona, come dice Darwin, l'uomo è quello che si adatta più di tutte le altre specie umane, quindi le altre specie viventi, quindi questo mi ha aiutato, saper reagire ai cambiamenti che ognuno di noi deve sfruttare, una risorsa che tutti abbiamo, che solo pochi sfruttano, che è la resilienza, cioè la capacità di sopportare le avversità e sfruttarle in positivo. Io questo ho fatto. Non mi sento per questo un eroe. Che gli eroi, secondo me, come la famosa canzone di Caparezza, l'eroe è l'impiegato che accetta il salario basso, colui che lavora per la propria famiglia, per sfamare la propria famiglia. Il disabile che vive nonostante tutto, come me, quello è l'eroe. L'eroe è la persona comune, non è una persona speciale. Le persone speciali sono altre, quelle che lasciano davvero un contributo all'umanità. Noi siamo persone normali. Mio padre, mia madre, mia sorella sono persone normalissime, che però che hanno deciso di reagire alle avversità. Questo è importante. Credo di aver risposto alla prima domanda. Una bella definizione che Antonio e Marco danno del libro della disabilità è la disabilità come arte.
È proprio come nell'arte, quindi non è qualcosa di straordinario, qualcosa di cui vergognarsi, ma qualcosa, oserei dire, con cui ingegnarsi a vivere. E i due, passatemi l'espressione, ingegneri che hanno consentito ad Antonio di avere una vita normale, ma più che normale preferirei di dire una vita autonoma, che è un altro concetto molto importante che ritorna spesso nel libro, sono il padre e la madre, Pino e Vittoria, che no, hanno aiutato il figlio, soprattutto in questo aspetto che è decisivo nella vita di Antonio e che troverete nel libro, che è quello dell'autonomia. Loro scriveranno: il regalo più grande che un genitore può fare a un figlio è quello di renderlo autonomo e di renderlo libero. E l'hanno fatto con degli approcci molto diversi tra di loro. Il padre, soprattutto, l'ha fatto su un piano scientifico-operativo, oserei dire, anzi scientifico-ingegneristico, quindi indagando, approfondendo dal punto di vista medico la malattia, gli sviluppi, le possibili cure, ma anche ingegnandosi a costruire degli strumenti e delle procedure per consentire ad Antonio di avere una vita più libera possibile. La madre si è appoggiata soprattutto sulla fede, sulla preghiera e su quel rapporto intimo che solo una madre e un figlio riescono ad avere. E proprio su queste due figure del padre e della madre, sul loro contributo a far avere ad Antonio una vita senza barriere, che ci concentriamo un po' in questo proseguo della conversazione. Quindi la figura di tuo padre e la figura di tua madre. Allora, innanzitutto ti convengo che perché l'unica ingegnere della famiglia, legalmente mia sorella, perché è laureata in ingegneria gestionale. Per il resto i miei genitori sono un ex infermiere ora in pensione, che mia madre che è insegnante, quindi anche loro a loro modo non sono ingegneri, ma sono stati ingegnosi nella loro esperienza di genitori. Che dire, loro mi spronano sempre. Quando ero piccolo non mi hanno mai detto: poverino, tu sei diverso dagli altri, i professori ti devono trattare meglio. E mi sgridavano sempre. Non è che avevano i guanti gialli con me per la mia disabilità, anzi era il contrario. La disabilità era uno sprone in più per loro. E non mi hanno mai fatto pesare la disabilità, anzi mi hanno detto: tu sei uguale agli altri, devi vivere come tutti gli altri, senza distinzione. A scuola, quando ho avuto qualche difficoltà, sono stati i primi a dire agli insegnanti di trattarmi come tutti gli altri, perché io a livello cerebrale ero pure più intelligente degli altri, non avevo nessun tipo di problema psichico. Era perché non avevo voglia di studiare più delle volte. Quindi loro mi hanno sempre aiutato ad andare avanti. Perché dire, mio padre mi ha dato tutti gli ausili per avere l'autonomia: la carrozzina elettrica, la macchina attrezzata. Mia madre, da parte sua, ha avuto uno stimolo spirituale verso di me. Mi ha aiutato ad acquisire una fede incondizionata in Dio. Io ho molta fede in Dio, ma poco negli uomini, però in Dio ho una buona fede. Quindi con questo voglio dire che non sono il primo dei cristiani, ma vivo la mia fede in modo un po' strano, un rapporto quasi personale con Dio. Con questo non voglio dire che faccio la religione, la vedo a mio uso e consumo, però con un rapporto diretto con Dio io mi rivolgo a Lui direttamente, senza giri di parole, quando ho bisogno di Lui, quando ho qualche difficoltà. E Dio
nel libro è raccontato che è stato molto presente fin dall'inizio. Con questo vi dico che è stato pure buono il rapporto che ha avuto mia madre con Dio, perché se mio padre ha avuto un approccio medico, mia madre l'ha avuto spirituale, che non è stato secondario. Se io sono quello che sono, voleva tutte e due. Con questo nella domanda si parlava di mia madre e di mio padre, però poi quando è nato è stato importante pure mia sorella. Lei, più che una sorella, è la mia migliore amica. Ora non c'è all'estero per studio, però quando è qui esce sempre con me, è la prima ad invitarmi ad uscire, mentre invece ci sono altre sorelle che non hanno un rapporto come al suo con un fratello. Figuratevi lei, che è un fratello disabile, quindi è complicato per lei uscire con me. Però non mi ha mai fatto pesare questa situazione. Quindi anche lei ringrazio. La famiglia è una squadra, è un'orchestra, quindi tutti sono importanti. Ok. È proprio perché il libro di Antonio intreccia sia l'aspetto personale e familiare con l'aspetto sociale. Abbiamo esordito questa presentazione complimentandoci, ma non come dire per plagiaria, ma rendendoci conto di un dato di fatto, che questo luogo è un luogo che è riuscito ad abbattere le barriere concretamente, però non è sempre stato così. E nella storia di Antonio c'è anche questa lotta, non solo con la lotta con i limiti che implica la sua malattia, ma anche con un contesto, con una società che non è sempre predisposta ad abbattere le barriere, quindi a consentire alle persone con disabilità di vivere in piena autonomia. E il primo luogo, come ora leggeremo nel brano, grazie a Daniela, riguarda proprio la scuola. Oggi ci sembra, non dico normale, perché ancora purtroppo non è la quotidianità. Ma è abbastanza frequente che una struttura pubblica come questa sia dotata di tutti i comfort necessari per consentire l'accesso alle persone in carrozzina. Non è sempre stato così, ma soprattutto, come vedremo tra poco, come sentiremo tra poco nel brano, per molto tempo un diritto, quale quello appunto di una persona in carrozzina ad entrare in maniera autonoma, veniva concepito o come una forma di assistenzialismo, oppure come una sorta di favore. Io ti faccio il favore a farti entrare in classe, a farti fare una vita come quella degli altri ragazzi. E ascoltiamo l'episodio che ha riguardato Antonio, soprattutto il padre di Antonio, nel primo approccio con la scuola, per capire meglio di come funzionavano questi temi fino a qualche decennio di anni fa, ma purtroppo succedono ancora oggi. Andai dal preside della scuola con largo anticipo, nel mese di giugno. Ne scegliemmo una molto vicina a casa di mia suocera, per questioni di comodità. Il preside mi accolse nel suo ufficio e si dimostrò molto disponibile ad ascoltare quel che avevo da dirgli. Intendo scrivere mio figlio al vostro istituto. Sì? Molto bene, ottima scelta. Vedrà che si troverà benissimo. Lo spero. Devo però metterla al corrente della nostra situazione. Quale situazione? Mi dica pure. Mio figlio è affetto da distrofia muscolare. Mi dispiace molto. Non si dispiaccia. La malattia di mio figlio non comporta grandissime conseguenze, non ancora e non per voi. Voglio però che gli sia assegnata una classe al piano terra. Per quale motivo, se posso chiedere? Una delle difficoltà che la malattia comporta è il salire e scendere le scale. Da solo avrebbe difficoltà e non voglio che senta il bisogno di farsi aiutare. So che qui avete aule al piano terra e le chiedo gentilmente di assegnare alla classe in cui mio figlio sarà collocato una di tali aule. D'accordo? Non si preoccupi, signor Saffioti, Antonio avrà tutto ciò che gli serve per seguire al meglio le lezioni. Ci salutammo serenamente. Dopo le vacanze estive, Antonio si presentò al suo primo giorno di scuola. Scese dall'auto e ci diede un bacio. Lasciammo che raggiungesse la sua aula da solo, come era giusto che fosse.
Al rientro a casa, parlando con lui, gli chiese come fosse l'aula e come si fosse trovato. Mi disse che era andato tutto bene, tranne la fatica di dover salire e scendere le scale. Non capivo, quel suo commento mi lasciò confuso. Chiesi ulteriori spiegazioni e il giorno dopo mi presentai a scuola di buon'ora nell'ufficio del preside. La classe di Antonio? Sì, è al primo piano. Mi perdoni, preside, ma mi sembrava di essere stato molto chiaro a riguardo. Assolutamente, signor Saffioti, ma lei non ha nulla di cui preoccuparsi. Abbiamo incaricato uno dei nostri collaboratori scolastici affinché si faccia trovare ogni mattina esattamente all'inizio della scala centrale. Si occuperà personalmente di aiutare suo figlio ogni giorno e in ogni momento ne abbia bisogno, affinché possa salire e scendere le scale in totale tranquillità e sicurezza. Sentì il sangue ribollire nelle vene. L'uomo che mi stava di fronte aveva deliberatamente sottovalutato l'importanza della mia richiesta. Ma ciò che più mi animò fu la consapevolezza che quell'uomo non avesse affatto capito il principio alla base della stessa. Lei probabilmente non ha capito, signor preside, e trovo questa cosa irrispettosa, oltre che molto poco garbata. Ma perché dice così, signor Saffioti? Le ripeto che suo figlio riuscirà benissimo. Lo so benissimo che mio figlio può salire le scale se aiutato da qualcuno, ma io non voglio che lui sia aiutato da nessuno. Lo vuole capire? Antonio, in classe, deve poterci arrivare da solo e in totale autonomia. Ma perché dice che... Perché farlo aiutare equivale a farlo sentire diverso, signor preside? E Antonio non lo è affatto diverso. In classe, con le sue gambe, ci sa arrivare senza l'aiuto di nessuno. Ero stato categorico e molto chiaro nella mia richiesta, ed essere dovuto intervenire per ribadirla costituisce per me una sconfitta personale, oltre che un'offesa alla sensibilità. Davvero, signor Saffioti, io non intendevo affatto. Mi ascolti, signor preside. Io sono un padre e lei è un padre come me. Sono qui per chiederglielo un'altra volta. Non credevo fosse necessario e questa volta sarà l'ultima. Da domani, mio figlio deve avere un'aula al piano terra. Da domani, mio figlio deve arrivare in aula senza l'aiuto di nessuno dei suoi collaboratori. Non sono solito usare determinati termini, non è da me e non mi appartengono, ma non mi metta nelle condizioni di dover sputtanare il suo istituto davanti all'intera comunità. Il giorno dopo, Antonio arrivò al proprio posto senza nessun problema nella sua nuova aula al piano terra. Questo per far capire cosa significa ricercare a tutti i costi l'autonomia e soprattutto la libertà. Quindi, ricapitolando brevemente, ad Antonio viene diagnosticata 2 anni la distrofia muscolare, essendo una malattia che si manifesta in maniera progressiva. E per molti anni lui ha vissuto una vita relativamente normale, con i primi segni della malattia che si manifestavano soprattutto nei movimenti, nelle fatiche a compiere determinate cose, fino al punto in cui diventa necessaria la sedia a rotelle. Quando parla della sedia a rotelle, Antonio e Marco nel libro, soprattutto Antonio, dice che fu una sorta di liberazione. Il momento in cui Antonio fu costretto appunto a sedersi sulla sedia a rotelle, lui lo descrive come un momento di liberazione, quasi come un cambiamento. Un'espressione che a sentirla può sembrare un paradosso. E quindi ora Antonio ci spiega perché quel momento lui lo descrive addirittura come una liberazione. Allora, prima di rispondere alla domanda volevo commentare che il brano che è stato scelto. Sapete che è stato scelto il brano, l'unico brano che contiene la parolaccia sputtanamento. Vi faccio fare 2 risate. Io dovevo presentarlo in una chiesa, il mio libro, che c'è stato un parroco che ha avuto la brillante idea di rifiutarsi di fare la presentazione nella sua chiesa proprio per questa parolaccia che era stata
inserita, quindi per questo per farmi fare un po' di risate, perché non sempre vengono capite le parole usate nei libri, però qui era necessaria questa parola per rendere più significativa questa pagina del libro. Mettevamo il bip così era. Sì, potevamo mettere il bip. Allora, io con la carrozzina, ma con tutti gli ausili, io non uso solo la carrozzina, uso decine di ausili, che sono il levatore, la macchina che può venire attrezzato, e gli ausili che mi consentono di andare in bagno, poi che uso più. Che sollevatore l'ho già detto, che la carrozzina elettrica, ho decine di ausili, e io questi ausili li considero libertà. Che il più importante degli ausili che utilizzo è il mio respiratore, senza di esso penso che sarei morto 3 anni fa. Invece grazie a lui che posso vivere liberamente. Per me non è un impaccio, anzi, è una forma di libertà. Pure la carrozzina può sembrare brutta con 4 ruote, il sedile, lo schienale. Può sembrare scomoda, invece è comodissimo. Che poi ha una grande qualità, riesce a portarti dappertutto. Io grazie che la carrozzina elettrica fino a 2 anni fa, che avevo una vita autonoma bellissima, ora da 2 anni non posso più guidare la carrozzina elettrica, anche se pochi giorni fa mi è arrivata una nuova carrozzina che riesco a guidare grazie a dei sensori sofisticatissimi, che spero dopo un po' di scuola guida di iniziare a guidarla con continuità. Però non c'è differenza tra carrozzina manuale e carrozzina elettrica per me, che tutte e due sono un mezzo per uscire, per non vivere la propria disabilità tra le quattro mura, ma per viverla con tutta la comunità. Io faccio, partecipo ad iniziative sportive. Pochi giorni fa ho fatto un festival di concerti per 2 giorni. Partecipo alla vita politica della mia città perché mi piace molto dare il mio contributo alla città. E niente, grazie a questi ausili che ho conquistato la mia libertà. Ok. Ricordiamo che il ricavato del libro, che si sta vendendo ormai da un anno, va all'associazione Il Girasole, che è un'associazione di Lamezia Terme che riunisce diverse famiglie di persone con disabilità e che è impegnata quotidianamente proprio su questi temi che vengono affrontati nel libro, quindi cercare di dare alle persone con disabilità una vita autonoma, una vita libera. E il mondo dell'associazionismo, in modo particolare l'associazionismo che è attivo nella città di Lamezia Terme, ma più in generale dell'associazionismo calabrese, rappresenta un grande capitolo della vita di Antonio, perché è quello che ha consentito, come diceva lui, di uscire dalla disabilità vissuta tra quattro mura, oppure in un letto, ad una vita, normale, una vita piena. Io penso che sia anche interessante per il pubblico di questa sera un po' capire qual è la tua giornata tipo, Antonio, e quindi anche il tuo rapporto con la comunità, con il mondo che ti circonda, il contributo che lui quasi paradossalmente riesce, l'aiuto che lui paradossalmente riesce a dare alla comunità. Allora, quindi vorresti La spiegato giornata che tipo. giornata tipo, sì. Allora, io ho una giornata molto tranquilla, direi. Che, tranne poi quando c'è qualche evento a cui mi piace partecipare. Mi dicono che dico bugie quando racconto la mia
prototipo perché dicono fai poche cose rispetto a quello che effettivamente fai. Allora io dormo molto, mi piace molto dormire. Quindi la mattina prima delle 9 non mi sveglio. D'estate pure alle 11, alle 12 faccio. Perché la notte mi ritiro verso le 3, alle 4, quindi devo recuperare. D'inverno, che la mia giornata inizia alle 9 e mezza, quindi la giornata la passo nel mio, che piace definire, letto ufficio. Io da 5 anni a questa parte devo utilizzare il busto ortopedico, quindi riesco a stare poco in carrozzina, massimo per 6-7 ore. Quindi la maggior parte del tempo la passo nel mio letto che ho trasformato in un ufficio, perché solo quando sono a letto riesco ad utilizzare bene il computer. Quindi da lì gestisco tutte le mie attività, che sono molteplici, che riguardano soprattutto la vita associativa. Faccio parte di svariate associazioni, la più importante delle quali è la FISC Calabria, Federazione Italiana Superamento Handicap della Calabria. Io sono il vicepresidente, la presidente è Nunzia Compedè, qualcuno di voi la conoscerà sicuro, lei è molto cattiva da oltre 40 anni nella mia zona. Poi dopo il pranzo e la pennichella, rigorosamente di un'ora e mezza il pomeriggio, poi dalle 5 in poi mi dedico soprattutto ad attività culturali, presentazioni di libri, convegni, seminari, vita associativa. Faccio parte di una commissione del mio comune che si sta occupando della festa dei 50 anni del mio comune, che sarà quest'anno. Quindi partecipo a queste riunioni politiche. Partecipano alcune commissioni che si occupano di sociale. Stiamo procedendo nel mio comune alla mappatura delle persone con disabilità in caso di calamità naturali, anche se questo termine non mi piace molto. Poi, quindi partecipo, ma mi piacciono molto le attività culturali della mia città, che a scanso di equivoce, la mia è una delle città culturalmente più impegnate della Calabria. Poi, quando finisco queste attività, non disdegno l'uscita con gli amici la sera nei locali notturni, come faccio soprattutto d'estate. Quindi vivo una vita come quella dei miei coetanei. Ho deciso di non lavorare perché non riuscirei a garantire un orario di lavoro, però le mie attività valgono più di un lavoro perché sono sempre impegnato, sto più fuori che in casa. Però non disdegno, quando è possibile, rimanere a casa nel mio ufficio ad andare su internet, che ad organizzare eventi mi piace. Mi piace molto organizzare eventi pure. Che basta, questo faccio. Ci avviamo verso la conclusione perché mi dicono che giustamente c'è la successiva presentazione. Prima di leggere l'ultimo brano del libro, oltre a ringraziare di nuovo tutto lo staff del Lido per l'organizzazione, per l'accoglienza, l'ultima domanda che penso che tutti quanti vorremmo fare ad Antonio è:
Che poi è la domanda che ognuno di noi si pone, ma è normale che in certe situazioni acquista un carattere più particolare. Come vedi il tuo futuro e come vedi la tua vita futura oggi? Allora, la mia vita futura dopo il libro la vedo in modo più roseo. Io inizierò quest'anno un'attività lavorativa tramite l'associazione, in pratica gestiremo un luogo molto bello della mia città e adesso faremo un caffè letterario vero, non come quelli fasulli che ci sono in giro. Quindi la vedo molto bene. Spero di incontrare l'amore nei prossimi anni. Quello mi piacerebbe molto perché ultimamente mi sto battendo per i diritti sessuali delle persone con disabilità. In pratica, tra un mese farò un seminario regionale nella mia città che inviterò due professori che parleranno proprio di affettività e persone con disabilità, perché mi batto ultimamente per l'amore libero di tutte le persone. Poi volevo fare, prima di concludere, un bilancio di questo libro. In un anno abbiamo distribuito 1.300 libri, quindi una media di oltre 100 libri al mese abbiamo distribuito. Dico distribuito perché non ne abbiamo sono venduti, ma l'abbiamo anche regalati. Abbiamo devoluto 5.000 euro dei ricavi all'Associazione Girasole. Ho regalato i miei libri alle personalità più importanti del paese, tra cui il presidente del Senato Pietro Grasso, la sottosegretaria della presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, di cui mi piace molto l'aspetto fisico, e basta, mi limito a quello, e poi ai vari artisti che si sono susseguiti nella mia città, a varie personalità della magistratura, tra cui Gratteri e altri. Quindi sono molto orgoglioso di questo. Ultimamente ho avuto una corrispondenza email con il professore, con l'esimio professore Salvatore Settis, che mi ha più volte scritto per ringraziarmi del libro, e lo sta facendo conoscere a tutte le personalità che conosce. Quindi sono molto orgoglioso di tutto questo e mi emoziona molto questo. Concludiamo con un ultimo brevissimo brano del libro che contiene uno dei messaggi centrali. Grazie di nuovo a tutti per la partecipazione e per la serata. Grazie. L'essere indipendenti per un essere umano è una cosa importantissima. Sono privilegi che tendiamo troppo spesso a sottovalutare, soprattutto quando abbiamo la fortuna di possederli. E quando li si perde, poi, che se ne riconosce il reale valore. Va sempre così nella vita. Si presta poca attenzione alle cose importanti finché ci sono, per poi rimpiangerle una volta venute meno. La dignità, l'indipendenza, l'autonomia sono alcuni di tali privilegi. E dico privilegi forse in maniera errata, perché in realtà bisognerebbe considerarli veri e propri diritti fondamentali dell'esistenza. Il dover dire da solo non ce la faccio, vi siete mai trovati in una circostanza di questo tipo? Credetemi, è qualcosa di terribile. Nella vita di molti di noi è un'eventualità rara, legata a singoli e sporadici episodi che poco pesano sul bilancio di un'intera vita. Con l'avanzare del tempo, una volta anziani, tali episodi diventano più frequenti, se ne accetta l'arrivo perché è parte del ciclo delle cose. Ma per un ragazzino di 14 anni avete idea di cosa significhi? Ma non davanti a un ostacolo insormontabile, come scalare una montagna o attraversare a nuoto l'oceano. No, stiamo parlando di un gradino, un solo gradino, pochi centimetri. Stiamo parlando dell'essere seduti su una carrozzina, senza avere la forza di spingerla.
il voler andare da qui a lì, pochi metri di distanza, ma non poter dire tranquilli vado da solo. E questa è una delle grandi ingiustizie che ti colpisce insieme alla disabilità. La perdita dell'indipendenza e dell'autonomia nei più piccoli gesti quotidiani. Ma io non mi sono mai arreso a tale ingiustizia e ho fatto di tutto per vietarle di prendere possesso della vita di Antonio. Ancora peggio è quando, davanti a quella perdita di indipendenza, la risposta delle persone è «Ma su, che sarà mai? Ti aiutiamo noi!» Le barriere architettoniche non sono fisiche, ma nascono dalla mentalità sbagliata delle persone. Nascono nel momento in cui qualcuno davanti alla perdita di indipendenza riduce tutto ad un «che sarà mai?». È tutto, ecco cos'è. La dignità per un essere umano è tutto. E la dignità di poter dire «ce la faccio da solo» dovrebbe sempre essere messa tra le posizioni più alte delle priorità umane, da garantire a tutti incondizionatamente. Continuiamo ciecamente ad abbattere gradini, aprire varchi, montare pedane, facilitare passaggi, ma dovremmo tutti iniziare a capire che il vero ostacolo, la barriera architettonica più difficile e più urgente da abbattere, è la mentalità delle persone. Il costo del libro è 10 euro. Durante il corso della serata, chi vuole può intervenire per poterlo acquistare. Fare un bilancio di chi ci capisce bravo, che è un anno della pubblicazione, sicuramente un bilancio positivissimo. In 12 mesi abbiamo distribuito 1300 libri, dico distribuito perché i libri non li abbiamo solo venduti ma anche che regalati a personalità molto influenti nella cultura che della società italiana. Quindi sono molto orgoglioso di questo. Abbiamo devoluto 5.000 euro del ricavato della vendita dei libri all'associazione Il Girasole. Abbiamo devoluto 200 copie al centro clinico Remo Sud di Messina, dove ogni 6 mesi vado a curarmi, che dove sono seguito. Quindi il bilancio è positivissimo. Poi come personalità a cui ho regalato il libro possiamo citare il presidente del Senato Pietro Grasso, la sottosegretaria che è la presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, e poi varie personalità culturali, tra le più importanti il professore Salvatore Settis, che in più di un'occasione mi ha mandato delle email nelle quali si è complimentato molto del libro,
che mi ha detto che lo farà conoscere a tutti i suoi amici. Quindi sono molto orgoglioso di questo, che ringrazio tutti coloro che hanno letto il mio libro.